Gianluca Di Girolami, buongiorno. Buongiorno a tutte e a tutti. Segretario della Unione Italiana Sport per Tutti di Roma, in collegamento con lui perché ieri a Palermo c'è stata la presentazione nazionale della 33esima edizione di Vivi Città, che si svolgerà il 3 aprile in, correggimi se sbaglio Gianluca, 45 città italiane e 11 all'estero. Quindi una iniziativa di carattere mondiale a questo punto diventa Vivi Città, oltre Beh, alle diciamo sue che... caratteristiche storiche, quella di far correre, di fare delle Vivi Città anche negli istituti penitenziari, insomma poi ne parliamo, dai. Sì, ma diciamo che anche la caratteristica internazionale se la porta appresso dalle origini, perché poi non ricordiamoci che Vivi Città venne portata anche a Sarajevo quando, come dire, ancora c'era l'assedio, quindi stiamo parlando comunque di un'esperienza che oltre a far correre decine di migliaia di cittadini italiani e stranieri in Italia, ha avuto anche la capacità di rappresentare questo modello diverso di sport in tantissime parti del mondo. Per esempio quest'anno, e non è la prima volta, si corre anche a Parigi. Sì, che è una novità, insomma, è che è stata inserita proprio perché Parigi è stato il centro nello scorso anno di due attentati molto molto pesanti, tra virgolette. Beh sì, esattamente, l'idea che lo sport è uno strumento per unire, uno strumento per creare connessioni all'interno di un qualsiasi tessuto, anche cittadino, come può essere una grande metropoli come Parigi, e che ha la forza poi di passare attraverso strade, quartieri dove esistono e insistono comunità differenti, storie differenti, è un po' anche, diciamo, nel nome stesso della manifestazione che è Vivi Città. Quando nasce l'idea che si potesse correre per le strade di una città era un'assoluta novità, non era considerato, come dire, abituale come oggi, quindi era proprio il principio secondo cui lo sport e la corsa in particolare potessero occupare pacificamente e festosamente le città e le vie e le piazze. Si partirà alle 10.30 di domenica 3 aprile, questa la data. Alle 10.30 il via. Dovranno essere pronti sulla linea di partenza in diverse zone d'Italia, ma anche a Lampedusa, perché da lì attraverso Rai 1, mi pare, no? Verrà dato in contemporanea la partenza per le migliaia di persone che si saranno iscritte. Sì, diciamo che storicamente Radio Rai ci accompagna in questo via simultaneo, perché se no sarebbe molto difficile anche con i mezzi attuali dare un via contemporaneo in tante realtà così diverse. Faccio solo l'esempio di Roma, quest'anno, come ormai da 3 anni, la domenica del Vivi Città l'USP di Roma la corre al carcere di Rebibbia, quindi facendo correre sia i detenuti che ospiti esterni. Ovviamente l'anno scorso si è dato il via a tutta Italia proprio dal carcere di Rebibbia, quest'anno da Lampedusa, ma noi saremo con la radio accesa per attendere lo start. Quest'anno per la prima volta, no, si corre a Lampedusa, e questo è un altro elemento simbolico che Vivi Città vuole assumere, ha assunto man mano nel corso delle diverse edizioni. Beh, certamente, insomma, ora è inutile che, specie in una realtà come Radio Popolare, uno stia a spiegare cosa sta accadendo in Europa, cosa sta accadendo ai confini dell'Europa, tra Turchia e Grecia, in Siria. Ora le rotte si sono leggermente modificate, quindi solo apparentemente la scelta di Lampedusa può apparire, no, quasi fuori contesto. In realtà, purtroppo, con l'inizio della bella stagione ricominceranno, ma già da ieri ci sono stati dei salvataggi di centinaia di persone, a partire con più frequenza i barconi, con
Ormoni, per Chierici, per questi viaggi che conosciamo fin troppo bene. Lampedusa ha rappresentato per anni un simbolo, una porta nei confronti della quale forse probabilmente la disattenzione maggiore c'è stata da tutta quell'Europa, che oggi ci spiega come vanno riviste le frontiere, come va rivisto Schengen, come va rivisto tutto, quando noi in realtà da questo punto di vista dobbiamo anche ogni tanto farci complimenti per chi c'è stato a Lampedusa, per chi conosce quell'esperienza, sa che la capitaneria di porto, i pescatori, i cittadini hanno dato prova di grande umanità, di grande capacità e di grande spirito d'accoglienza. Ecco, di ritornare lì anche in un momento che magari non sta sotto i riflettori e ricordare che l'Italia da questo punto di vista è stata sempre in prima linea e forse tra mille difficoltà, che abbiamo tanti difetti, ma da questo punto di vista ci siamo comportati spesso più che degnamente. Sottolineiamo ancora una volta come Vivi Città coinvolga nelle sue iniziative anche le persone prive di libertà degli istituti carcerari e studi penitenziari. Sono 28 gli istituti che partecipano in contemporanea chiaramente alla 33esima edizione. Questa scelta viene ripetuta in continuazione perché chiaramente si vuole sottolineare come anche i cittadini, no? Che sono detenuti hanno il diritto, hanno diritti che hanno gli altri. Beh, hanno il diritto allo sport innanzitutto, che è uno degli assi fondanti dell'agire dell'UISP, e poi c'è un altro elemento, il carcere è parte della città, chi se lo dimentica commette un grave errore, sta dentro la città, nel tessuto e storia, c'è gente che ci lavora, c'è gente detenuta, ci sono le famiglie, i parenti, le persone che si recano dentro a svolgere le proprie funzioni, i volontari, gli operatori, è una città nella città, non dimenticarla dovrebbe essere compito quotidiano delle istituzioni cittadine e non solo. Lui ormai sono oltre 20 anni che si muove con varie attività, non solo quella del Vivi Città, dentro le carceri italiane, portando lo sport, il gioco, il movimento. Qui a Roma facciamo adesso in contemporanea con tutte le altre al nuovo complesso, quindi al maschile, ma poi di solito ci riusciamo, l'anno scorso è venuta molto bene, molto bella, quest'anno dovremmo fare il visto anche al femminile, di solito verso fine maggio, perché poi potete immaginare che organizzare una corsa con oltre 200 persone dentro un carcere facendola 12 km, una corsa a tutti gli effetti, attenzione, ci sono i giudici di gara, lo start, la classifica, i tempi, quindi stiamo portando un'iniziativa sportiva a tutti gli effetti, non è sempre facile, tempi ci riusciamo perché... Tempi che confluiranno nella classifica generale, che sarà unica, no? Per tutti coloro che corrono i 12 chilometri. Certamente, una cosa sola, velocissima, il ringraziamento a chi poi consente questo, che è la direzione del carcere, i vice direttori, gli agenti, guardate che non si fanno queste cose se dall'altra parte non c'è chi ci crede e decide di aiutarsi, non si portano senza una collaborazione, una condivisione generale del principio che anima l'esperienza del centro. Facciamo un po' il punto sulla situazione su Roma più in dettaglio, abbiamo parlato di 200 persone. Ci sono oltre 200, quest'anno abbiamo sfondato il muro dei 100 esterni che non ci riusciva da parecchio in realtà, devo dire che sta prendendo sempre più piede e questa cosa corrisponde anche a un coinvolgimento degli interni che alcuni si cimentano nella 12 km, che non è assolutamente facile anche perché poi è un percorso duro quello. Interno è misto, c'è asfalto, c'è prato e quindi anche da immaginare che noi dobbiamo sviluppare 12 km all'interno di Rebibbia e quindi sono 4 giri da 3 km, però anche trovare un giro da 3 km là dentro vuol dire sfruttare tutti gli angoli. Per fare questo ci aiuta un
agente della polizia penitenziaria, un storico amico della Vive Città, che disegna insieme ad altri colleghi il percorso, lo allestisce, quindi quando arriviamo troviamo già tutto molto pronto. Del lavoro fatto. Dall'elenco che abbiamo, che è venuto fuori dalla conferenza stampa, oltre al Rebibbio Nuovo Complesso, dove ci sarà domenica la corsa alla quale parteciperanno, lo hai già appena detto tu, esterni e interni, ce ne sarà un'altra con data da definire a Rebibbia femminile. Sì, lì è differente perché il percorso è veramente piccolo e quindi giochiamo con la staffetta. Il giro è di meno di un chilometro e per far correre tutte le detenute facciamo un grande staffettone a squadre e questa cosa devo dire che anima un'esperienza completamente differente, perché vi posso assicurare che prima di festa che si respira lì è tutta un'altra cosa io l'avevo vissuto solo una volta, non me lo ricordavo, e l'anno scorso è stato veramente emozionante da questo punto di vista. Intanto i fondi che poi voi state raccogliendo per l'iscrizione, che è praticamente una cifra simbolica, un euro per ogni partecipante, anche questa cifra che verrà raccolta sarà impiegata per un'iniziativa che sottolinea, no, il carattere internazionale, di solidarietà internazionale che Vive Città ha assunto, perché viene destinata alla Terre des Hommes. Esattamente, questa è un'altra caratteristica. Le iscrizioni in realtà variano a secondo dei luoghi, perché poi dipende se c'è la maglia, il pacco gara, insomma, comunque spesso Vive Città, un euro viene destinato a questa esperienza. In anni passati abbiamo aiutato altre realtà, una ludoteca nei campi profughi in Libano, una realtà molto bella in Senegal dove si insegnava a nuotare figli di pescatori, progetti nel Sahara occidentale, quindi comunque la vocazione solidale internazionale del Vive Città è parte del proprio DNA. Quest'anno si è avviata questa collaborazione con Des Hommes, che tra l'altro è la realtà con la quale si sta allestendo il via e l'esperienza a Lampedusa. Bene, fermiamoci qua. Grazie Gianluca Di Girolami. Grazie a voi, grazie a Radio Popolare. Ecco, per aver raccontato ai nostri ascoltatori e alle nostre ascoltatrici la 33esima edizione di Vive Città in programma domenica prossima 3 aprile. Grazie ancora Gianluca. Grazie a voi, grazie a voi. Buon lavoro a te e a Luis nel suo complesso.